Un'importante operazione è stata portata a termine dai carabinieri, quelli di Siena, sotto il comando del capitano Pinto, ma anche quelli di Rapolano Terme, un'operazione importante che ha smantellato una batteria di malviventi. Procuratore, lei l'ha spiegato anche come un'azione importante, soprattutto contro lo sciacallaggio. Esattissimo. È un'azione importante per il metodo con cui questa azione si è portata avanti, attraverso un'analisi minuziosa che nasce dal singolo fatto, per poter poi arrivare alla ricostruzione di una quarantina di episodi criminosi, la stragrande maggioranza dei quali sono stati contestati. E soprattutto un'azione diretta a scompaginare dei malavitosi che agivano con finalità di carattere predatorio, ma attività predatoria anche, diciamo, che arriva fino allo sciacallaggio, perché la caratteristica era quella di ritornare più volte nello stesso cantiere, che erano i cantieri edili, erano gli obiettivi privilegiati, ritornare più volte per saccheggiarlo. Questa è un'azione di sciacallaggio fatta, come dire, con una totale insensibilità per i beni altrui, ma soprattutto per l'attività che c'era in corso, con danni notevoli in questi cantieri, che ci ha permesso di, come dire, aggredire un fenomeno, perché era diventato un fenomeno caratterizzato da una grossa capacità criminale, per la frequenza con cui i fatti si sono verificati, per la, diciamo, compattezza del gruppo criminale, dove vi era una continua interscambiabilità di ruoli, e quindi per la professionalità criminale espressa, che è stata contrastata, lasciatemelo dire, con un'alta professionalità dell'Arma dei Carabinieri, brillantemente coordinati dalla Procura, in particolare dal sostituto dottor De Flamminis. Comandante di pace, si parla di un'operazione vasta anche in termini geografici. Quanto è vasta la nostra provincia, del resto, no? Perché l'abbraccia passando da Siena dal nord a sud, quindi dalla Valdelsa alla Valdichiana. E fra l'altro parliamo anche della difficoltà affrontata, perché spesso non venivano denunciati i furti. Sì, ci sono stati alcuni episodi di furti che sono stati denunciati, cioè sono stati trattati un pochettino come ammanchi di magazzino, come ammanchi che si possono verificare nell'ambito dei cantieri. Questo era anche il modus operandi di questa organizzazione criminale, che, facendo leva appunto su questa possibilità, voleva garantire un po' la sua impunibilità. Abbiamo poi oltretutto anche altri reati che verranno contestati, tra l'altro verrà convalidato l'arresto domani, come diceva prima il procuratore. Parliamo anche di reati fiscali, parliamo di una rete più ampia che arriva fino al nord Italia e fino alla Germania. Questa era appunto la spregiudicatezza di questo gruppo criminale definirei io in ascesa, cioè aveva iniziato con la commissione di questi furti a cantieri, e comunque si stava anche specializzando in altri settori, quindi cercava un po' di prendere terreno, come si dice in termine tecnico. E tra l'altro c'è questo aspetto dato da queste false fatturazioni che loro stessi facevano ad imprese praticamente reali, come è stato spiegato, per cercare a quest'altra impresa di abbattere utili. Questo sarà terreno praticamente di approfondimento da parte di organi tecnici. La cosa che ha veramente sorpreso è che questo gruppo criminale agiva davvero con una grande puntualità e meticolosità, nel senso che il rame era effettivamente l'oggetto principale, anche perché dal punto di vista della ricettazione veniva smerciato in maniera molto facile, nel senso che le grondaie, anche quantità abbastanza cospicue, venivano ridotte, c'era proprio una tecnica, quindi le posso immaginare un 50 kg di rame diventavano, avevano un ingombro pari magari a al di sotto del metro. E poi c'erano anche, quello che appetiva molto erano gli attrezzi, sono stati rubati addirittura macchine fotografiche, perché venivano trovate proprio perché c'era una richiesta del mercato di ricettazione di avere questi oggetti. Capitano Alberto,
Roberto Pinto, l'operazione è stata coordinata dai carabinieri di Siena sotto la sua guida insieme alla stazione di Rapolano, quindi un'operazione veramente importante che ha coinvolto quanti uomini e unità cinofili? Allora, in fase esecutiva abbiamo attuato un dispositivo di circa un centinaio di militari che hanno operato sulle province di Siena e di Arezzo per dare esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Procura di Siena a carico di 7 indagati per furti in abitazione, furti e danni ai cantieri e ricettazione. L'attività investigativa è nata da un sopralluogo di furto fatto dalla stazione di Rapolano e sviluppata in sinergia con il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Siena. Ha permesso di acquisire elementi di età a carico di una batteria di 7 soggetti che si occupavano sia del furto su ordinazione di determinati beni e poi la ricettazione. L'attività si è conclusa con la restituzione agli aventi diritto della refurtiva rubata, è stata restituita già in fase esecutiva circa 50.000 euro di refurtiva direttamente ai singoli imprenditori che hanno subito il danno. Non è la prima volta, insomma, che fortunatamente si porta a conclusione un'operazione come questa da parte dei Carabinieri di Siena dovuta a una velocità di investigazione, insomma, fuori dal comune. Abbiamo attuato quest'anno un'altra attività, l'operazione offline, che si muove più o meno con le stesse modalità di quella sviluppata ultimamente, l'operazione dei furti. E l'attività investigativa viene svolta in maniera serrata con un'attività di analisi di quelli che sono i dati oggettivi, però viene affiancata anche dall'attività investigativa ordinaria, cioè attività di osservazione, controllo e pedinamento, tutti elementi che nascono da quella che è un'attività quotidiana di controllo del territorio che viene garantita dalla Compagnia di Siena e dalle singole stazioni. Coinvolta nell'operazione la stazione di Rapolano Terme e tra l'altro il comandante Fattorini fra poco si congeda? Sì, tra poco lascerò l'arma dei carabinieri per raggiunti i limiti di età. Beh, quindi qual è il suo saluto al lavoro che ha fatto una vita? Cosa devo dire? L'ho fatto con molto impegno, sempre con dedizione, lascio malvolentieri. Si sono svolti i tradizionali auguri di Natale dell'azienda ospedaliera universitaria senese nell'aula 2 del complesso didattico delle Scotte. La direzione aziendale ha incontrato tutti i dipendenti insieme all'Università degli Studi di Siena con la presenza del rettore Francesco Frati e al Comune di Siena con la presenza dell'assessore alla sanità Francesca Apolloni. E durante l'incontro è intervenuta anche Daphne Rossi, presidente del Comitato di Partecipazione dell'AOU Senese e vicepresidente del Consiglio Regionale dei Cittadini in Sanità. Un momento di riflessione sul presente ed il futuro dell'ospedale. Questo il messaggio del direttore generale Walter Giovannini. È stato un messaggio d'auguri, una stretta di mano con tutti i nostri professionisti per questo ospedale, per questa città, per i nostri malati, per tutti noi. Una stretta di mano che significa un impegno che non è mai mancato e una stretta di mano che significa un impegno per il futuro. Noi saremo ancora qui ogni giorno a fare interamente il nostro dovere in un ospedale che si sta continuamente rinnovando, che sta continuamente acquisendo nuove tecnologie, sta integrando nuove professionalità e nuove competenze, sta pensando anche a un suo progetto, a una sua casa diversa rispetto al passato. Tanti impegni, tanti, devo dire, propositi ormai reali per questa, in primis per la nostra città. Questa città merita l'ospedale che nella sua storia, che nel suo cuore, nelle sue menti, noi lo onoreremo fino all'ultimo giorno. Grazie di tutto questo e auguri a voi, a tutte le vostre famiglie, grazie da questo ospedale. Comandante Di Pace, una soluzione incredibile quella che fa seguito alla vicenda della coppia di coniugi che avevano accusato, una cosa un po' contorta, avevano accusato i genitori di lei, il padre di lei, di aver sfregiato il genero. In realtà che cosa è successo? Sì, credo che l'aggettivo incredibile sia davvero appropriato. In realtà è accaduto che gli approfondimenti che i carabinieri della compagnia di Poggi Bonzi hanno effettuato per l'istruttoria al dibattimento hanno evidenziato altri elementi, ovvero che un quadro completamente contrario a quello che invece era stato costruito direttamente dagli stessi coniugi e in cui erano loro invece
gli artefici di, della commissione di reati, in questo caso reato di calunnia continuata aggravata, che è stato contestato dalla Procura di Torino che sta procedendo. Beh, come ho detto, sono stati arrestati ieri, nella giornata di ieri, dagli stessi militari di Poggi Bonzi e della stazione di San Gimignano, che comunque non dimentichiamoci che è stata quella che ha monitorato tutta la situazione e ha partecipato, e i militari hanno partecipato in prima persona all'attività investigativa. Rischiano, come ho detto, gli viene contestato il reato di calunnia continuata aggravata. C'è alla base un forte, nell'ambito dell'attività investigativa abbiamo raccolto un forte rancore da parte di lei nei confronti dei genitori, rancore che è stato condiviso dal compagno, dal Cariglia, che avrebbe portato a questo tipo di comportamento. Un piano diabolico, praticamente perfetto. Quando è che si è scoperta la falla e in che modo? Beh, si è scoperta, come dicevo prima, nell'ambito dell'attività degli approfondimenti che abbiamo fatto nell'ambito dell'attività istruttoria. Ci sono stati un po' degli interrogativi che ci siamo posti nella precedente indagine, fermo restando che nella precedente indagine noi stavamo cercando con alacremente gli esecutori materiali, e questo era anche un po' un elemento che ci ha fatto metterci sul chi va là, perché di solito si individuano prima gli esecutori e poi i mandanti. Qui in questo caso erano prima i mandanti e poi gli esecutori. Maggiore Turini, scendendo anche su un piano molto più approfondito, no? Perché sono stati i suoi uomini poi a far partire tutti gli approfondimenti, eccetera. Quali sono stati i risvolti di una vicenda che vi ha visto protagonisti anche nel difendere, nel tutelare questi ragazzi, dando loro anche un alloggio protetto a San Gimignano? Sì, è vero. Ci eravamo dati da fare affinché avessero la giusta protezione e la giusta tutela. Quando però ci siamo accorti dall'indagine in corso che alcuni elementi ci facevano propendere affinché fossero loro ad aver creato con un sistema di spoofing dei messaggi ad arte creati facendo simulare un mittente, e invece ne sono ben altri, quando abbiamo capito questo abbiamo cercato di chiudere il cerchio e di le nostre risultanze farle condividere alla Procura di Torino, che ci ha permesso di arrestarli ieri. La loro reazione, a differenza di altre occasioni, è stata di sorpresa, di incredulità e di totale abbandono. Avevano capito in quel momento che ci hanno visto noi, di Carabinieri di Siena, su a Torino ieri, hanno capito davvero che il cerchio si era chiuso e che non era un'operazione normale, ma era la fine di quel gioco perverso che avevano messo in campo da tanto tempo. Ciò che colpisce, chiudiamo poi così, è il fatto che lui, il ragazzo che si era definito vittima di queste aggressioni, si fosse realmente sfregiato da solo con un acido o comunque una soluzione irritante. Sì, noi siamo abituati a vederne davvero di tutti i colori. Il risentimento era tale nei confronti dei suoceri, in questo caso, da crearsi anche delle lesioni, seppur più o meno gravi, volontariamente, affinché fosse incolpato in maniera indiretta il suocero e la suocera. Tant'è che le due persone che sono state arrestate e hanno fatto 5 mesi di carcere, uno a Torino, uno al carcere e lei al carcere di Siena, è stata solamente davvero l'attenzione meticolosissima dei nostri carabinieri che hanno permesso a queste due persone di uscire dal carcere e di poterci veramente rinchiudere i veri colpevoli di tutto ciò. Quali sono i passaggi fondamentali che sono stati portati avanti dai suoi uomini? Allora, il merito va principalmente a due appuntati dotati di particolare acume e particolarmente preparati nell'analizzare i dati informatici delle telefonate, e la particolarità appunto dell'indagine è il fatto che, come si diceva prima, tutto tornava, l'unica cosa che non tornavano erano i dati riferiti agli SMS. I ragazzi sono stati bravi ad individuare dei piccoli, diciamo, particolari sulle stringhe dei tabulati che praticamente riportavano
non a normale traffico nazionale, ma a un traffico praticamente manomesso e che passava per server che non erano delle società telefoniche che operano sul territorio nazionale, ma di società che praticamente gestiscono l'invio di SMS a scopo pubblicitario. Questo è stato praticamente l'aspetto particolare di questa indagine e quello che ha consentito poi di dare, diciamo, un'angolazione diversa per poter osservare tutta la vicenda. Questo è stato il primo passo che poi si è collegato anche magari allo strano ritorno dei ragazzi a Torino, dove era avvenuta già l'aggressione, quindi tutta una serie di pezzi che si sono messi insieme e non si sono incastrati alla perfezione alla fine. Sì, alla fine chiaramente quando abbiamo scoperto che gli SMS erano falsi, a quel punto abbiamo avuto una chiave di lettura dell'intera vicenda diversa e quindi taluni aspetti che all'inizio potevano sembrare, diciamo, particolari, a questo punto hanno avuto un significato ben preciso e questo ci ha consentito appunto di ridelineare un po' tutti i contorni della vicenda e appunto accertare che effettivamente eravamo in presenza di una particolarissima calunnia di proporzioni esagerate, perché considerate che ci sono due persone che hanno praticamente subito 4 mesi di carcerazione senza aver fatto nulla. Ma abbiamo sposato questo progetto perché crediamo molto nella formazione delle nuove generazioni attraverso il know-how che questa azienda in 20 anni ormai si è costruita, sia nel campo ovviamente principalmente nel core business, nella gestione dei rifiuti, ma anche in quello dell'energia e l'ambiente. E quindi forniremo insieme ad altre aziende sia qualche nostro docente, sia daremo il nostro contributo alla creazione dei nuovi percorsi formativi, inserendo argomenti utili alla gestione di un'azienda come questa, oltre che ovviamente creare la disponibilità per degli stage che sono poi a mio avviso la cosa più importante, visto che è il momento di incontro reale tra le persone e l'azienda, dove si conoscono le persone non solo per quello che sono in grado di esprimere dal punto di vista della conoscenza, ma anche quello che esprimono dal punto di vista umano, che secondo me è un aspetto molto importante quando si va a creare un posto di lavoro, ad assumere una persona, ad assumere un ragazzo che esce dalla scuola di specializzazione, che quindi è un post diploma e quindi anche abbastanza giovane in età. ITS è una importante realtà formativa che si aggiunge a quella tradizionale garantendo dei titoli di Stato post diploma. È una sorta di titolo accademico pre-universitario che qualifica essenzialmente i nostri ragazzi che escono dalle scuole che non sono adeguatamente formati per entrare nel mondo del lavoro. L'ITS è una struttura particolare, una fondazione assolutamente innovativa che proviene dalla scuola tedesca, dove gli studenti dopo il diploma si impegnano insieme alle aziende a, diciamo, frequentare corsi coprogettati proprio per avere un'immediata efficacia nel mondo del lavoro. Non a caso i nostri dati parlano dell'80% circa di occupabilità, cioè entro un anno dall'uscita dell'ITS, che è un corso che dura 2 anni, centrato principalmente sul tema energia e ambiente, ecco, l'80% trova lavoro e spesso lo trova nelle aziende che partecipano allo stesso ITS perché hanno avuto modo di conoscerli, di vivere esperienze laboratoriali e quindi diciamo effettivamente rappresenta un'opportunità di lavoro. Salutiamo con grande piacere la presenza di Siena Ambiente perché va a iniziare, diciamo, l'ingresso della filiera ambiente in questo istituto. Entrata Estra rappresenta sicuramente l'energia, ma come sapete sia Estra che anche altre aziende che sono in Toscana giocano un ruolo di protagonisti, quindi stiamo un po' chiudendo il cerchio dell'offerta sia formativa sia delle opportunità occupazionali successive. Estra farà la sua parte, già esprime la presidenza dell'ITS e come sapete è impegnata in varie fronti anche su quello ambientale, perché ci stiamo avvicinando alla compagine societaria di
sei toscana e quindi potremo dare una mano non solo nel settore energia ma anche nell'ambiente, di concerto con gli amici di Siena Ambiente. Con la nomina da parte del Consiglio Comunale di Siena dei consiglieri Carlo Marziglietti e Maurizio Forzoni per i gruppi di maggioranza e di Luca Micheli per Luigi Piccini per le minoranze, si è costituita oggi la Commissione per la revisione del regolamento del PAL. Si vanno così ad aggiungere al sindaco De Mossi, che presiderà la commissione, al presidente del comitato Amici del Palio, al segretario generale dell'ente e ai priori indicati dal magistrato delle contrade, cioè Claudio Rossi, Marco Fattorini e Massimo Castagnini. Era dal gennaio 2012, allora il sindaco era Franco Ceccuzzi, che non si costituiva la commissione per la revisione del regolamento. Allora, come è avvenuto per quella istituita nel 2002 sotto Maurizio Cenni, alla nascita non seguì la convocazione, cosa che impedì di fatto un reale intervento sul regolamento. Le ultime effettive modifiche quindi risalgono al 10 giugno 1999. Quasi un ventennio fa, il sindaco di allora, Pierluigi Piccini, farà parte anche della nuova commissione. Una revisione del regolamento è chiesta da tempo da più voci per adeguare le norme a un palio che è decisamente cambiato nel corso degli ultimi anni. Oltre alla nomina della commissione per la revisione del regolamento del palio, il Consiglio Comunale di Siena di oggi ha approvato la revisione del piano generale degli impianti pubblicitari del comune. La revisione è motivata da una modifica strutturale del mercato pubblicitario orientato sempre più verso la comunicazione digitale e riguarderà la rimozione di alcuni impianti scarsamente utilizzati e di quelli divenuti poco attrattivi sia per la minore visibilità sia per l'ubicazione. L'Assemblea consiliare ha anche approvato l'abrogazione del regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle consulte territoriali dei cittadini. Il sindaco si è riservato di introdurre un nuovo modello organizzativo, i consigli di quartiere, che miri alla valorizzazione del ruolo e della funzione del consigliere comunale. Il consigliere di Forza Italia Bernardo Maggiorelli, in qualità di presidente della commissione di centramento, ha presentato un emendamento, poi approvato dall'Assemblea, nel quale viene demandato al segretario generale un contributo di approfondimento più in generale sul nuovo testo di regolamento. Durante il Consiglio è passato anche lo schema di convenzione per il recupero e la trasformazione del complesso immobiliare dell'ex Cinema Teatro Impero. Il documento fra la società Cinema Teatro Impero e l'amministrazione comunale rappresenta l'atto propedeutico al rilascio del permesso di costruire. Il progetto prevede la realizzazione al posto del cinema di un nuovo stabile a corte con 18 nuovi appartamenti e un'unità immobiliare destinata a uso commerciale e un parcheggio interrato. Domani e domenica i parcheggi a parcometro saranno gratuiti per favorire lo shopping natalizio. Sì, è una misura presa dall'amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze dei commercianti ma anche di coloro che risiedono a Siena e di coloro che vogliono venire a Siena per fare shopping nei giorni immediatamente precedenti il Natale. Credo che sia una misura assolutamente utile per favorire, rilanciare e agevolare le attività commerciali del centro storico. E quali potranno essere altre iniziative da prendere in futuro per favorire, per continuare su questa strada? D'intesa con Siena Parcheggi e con le associazioni dei commercianti stiamo studiando delle modalità di gratuità di parcheggio nei parcheggi della città per coloro che fanno acquisti nel centro storico o mangiano, pernottano nel centro storico in modo tale da venire incontro e favorire una permanenza del turismo e anche agevolare il commercio nella nostra città. Una mattinata speciale nel Dipartimento Materno-Infantile del Policlinico Santa Maria alle Scotte, grazie alla visita dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che hanno portato doni, regali e sorrisi per i piccoli pazienti, insieme ad un reciproco scambio di auguri per le festività natalizie con i professionisti dell'azienda ospedaliero universitaria senese e le famiglie dei piccoli degenti. Una piacevole visita che, come da tradizione, anima i giorni che precedono
precedono il Natale, rendendo più leggera la degenza in un ospedale per i giovani pazienti del Policlinico Santa Maria alle Scotte. A fare gli oneri di casa il direttore generale Walter Giovannini, insieme al professor Mario Messina, direttore del Dipartimento Materno-Infantile, al professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria e a tutti gli altri professionisti del Dipartimento. Hanno partecipato all'evento il questore di Siena Costantino Capuano e il capitano Alberto Pinto, comandante della Compagnia Carabinieri di Siena. È una bella tradizione che io ho trovato venendo a Siena e che mi piace continuare ad alimentare. Uno dei motti della polizia è vicino alla gente. Quale migliore occasione? Essere qui a condividere dei momenti con dei ragazzini che non i bambini non dovrebbero mai entrare in un ospedale. Purtroppo la realtà è diversa e riuscire a portare un sorriso è una cosa che ci riempie di gioia, fa più bene a noi che ai bambini stessi. Noi ogni anno accogliamo questo invito, ci organizziamo, ci teniamo a esserci, apposta per essere vicino a questi bambini sotto le festività, essere vicino anche alle famiglie, perché veramente, oltre a parte i piccoli doni che lasciamo noi, i sorrisi e la gioia che vediamo in questo momento difficile ci accompagna veramente nell'operato quotidiano.